L'omicidio di una persona trans è un gesto politico, nascosto in un sistema che non prevede la nostra esistenza. La transfobia è un progetto politico, è iscritta nelle leggi, nella loro mancanza, nella mancanza di termini per indicarla, nella mancanza nel riconoscerla. Oggi è la giornata del TIDOR, Transgender Day of Remembrance, la giornata delle vittime delle trans assassinate in tutto il mondo. Quest'anno sono state 356 in tutto il mondo, è un numero molto alto. Siamo qui in Piazza Castello a ricordare questo evento, la memoria delle nostre sorelle che ci permette di in qualche modo di commemorarle, di ricordarle e di celebrarle. Le persone trans sono persone, non sono soggetti solamente da usare e da mettere in mostra come modelli in vetrina o sui giornali o in televisione. Sono esseri umani che vivono le proprie esperienze emozionali, sentimentali e umane come tutti gli altri. Sono Fe, faccio parte di Non Una di Meno Torino, che è una rete nazionale ed internazionale femminista e transfemminista. Per noi l'adesione è naturale perché appunto Non Una di Meno nasce anche già a livello internazionale come un movimento femminista e transfemminista, quindi è la nostra vocazione naturale. Da circa un anno in Non Una di Meno è nato anche un soggetto interno, autonomo, un gruppo di affinità che si chiama Libere Soggettività Trans e che fa proprio azione di coesione fra le soggettività che si riconoscono in questa specificità e che cerca di creare un transfemminismo vero e diffuso e radicale. Il terrore di quando la musica finisce, che sfrega il collo e graffia, quando cadi e non trovi mani ad attendere sorrisi di stoffa, spenti se non sorrido anch'io. Sono Francesca, faccio parte della rete di Non Una di Meno Torino. Oggi come rete abbiamo deciso di esserci nonostante le difficoltà dettate dal contesto pandemico, ma stiamo cercando non solo per questa giornata ma in generale di trovare delle modalità per continuare a essere in piazza pur con attenzione e rispetto verso la salute di tutte e di tutti. Nella giornata di oggi, come già abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo scelto di esserci con le parole di Marti, un nostro compagno che ci ha lasciato ormai quasi 2 anni fa. E per noi la sua presenza è stata molto importante, ci ha insegnato l'importanza di stare in ascolto, del confronto con gli altri, e quindi nella giornata di oggi abbiamo deciso di leggere una delle sue poesie. Ci sembrava il modo migliore per essere nella piazza di oggi. Sì, sono qui in solidarietà, complicità con le persone trans per l'orribile, schifosa, vergognosa oppressione che subiscono ogni giorno. Appunto, è stato ricordato, sono più di 350 le persone trans uccise solo nel 2020, questo vuol dire più di una persona al giorno. E sono qua perché voglio che la paura cambi campo, che la cisnormatività finisca, che insomma iniziano anche i transfobici ad avere un po' paura. Sono qui per ribadire la rabbia e la vendetta trans, sperando che sia Transgender Day of Revenge tutti i giorni.